non ha più niente da perdere. Questo è un sistema legale, pacifico, per cambiare le cose. Molto pacifico. Ecco, l'obiettivo principale rimane quello di raccogliere le firme per questa legge popolare. Raccogliere una legge popolare su tre punti: mandare via a casa, via i condannati in via definitiva dal Parlamento, due legislature con effetto retroattivo e basta, perché non può essere una professione la politica. È un'attitudine, è prestarsi alla politica. Uno dà 4, 5, 6 anni della propria vita alla politica e poi torna a fare il lavoro che faceva. Ma soprattutto dobbiamo chiarire che noi siamo i loro datori di lavoro e loro sono i nostri dipendenti. Invece quando ormai sono autoreferenziati, si trovano tra loro, sono tenuti in vita da voi, siete voi con questi microfoni che li tenete in vita. Quando escono gli mettete i microfoni qua e questi non hanno nulla da dire, se non dire qualcosa che ha detto un altro e controbattere una cosa che ha detto un altro, che ha controbattuto un'altra cosa che aveva detto un altro. Siete voi. E allora il prossimo V-Day sarà su di voi, cari e signori. Il prossimo V-Day sarà togliere i finanziamenti della gente, delle tasse, dei finanziamenti pubblici ai giornali. Non è possibile dare milioni di euro a giornali come il Campanile. Un giornale, il Campanile, c'è un giornale finanziato con milioni, con qualche centinaia di migliaia di euro. Ma soprattutto che la maggior parte dei giornalisti sono precari. Com'è? Parte dei giornalisti sono precari, noi siamo qua ma siamo ma precari. Il fatto del precario, è sbagliato pensare di avere delle leggi sul precariato. Noi dobbiamo ripensare il lavoro. Il problema non è la legge Biagi che non serve a nulla perché è una legge sbagliata. Il problema è che non abbiamo lavoro. Non abbiamo, perché se avessimo il lavoro nessuno farebbe una legge sul precariato. Oggi, perché noi siamo qua perché evidentemente. Ma voi siete qui perché riempite un vuoto, il nulla, riempite il nulla. Abbiate pazienza, ve lo dico, tu non puoi fare i servizi che hai in testa tu. Tu devi dipendere da un editore. Un editore non è un editore libero in Italia. È un banchiere, è un imprenditore, è un industriale. Tu lavori per un'industria. Lo hai capito o no? Mi dispiace dirti perché sei giovane, ma non ce l'ho con te. Ce l'ho con i grandi gruppi, col Corriere, Repubblica, con la televisione, con le televisioni di Stato, che fanno finta di ignorare ancora, sai? E sai come verrà fuori questa cosa che ha un significato spaventoso, che non è mai successo che tanta gente si mobiliti così? Sai quali saranno le notizie del TG1 oppure di Canale 5 o dei grassi network? Quali saranno? Sarà un pettegolezzo, inquadreranno qualche cittadina di periferia quando pioveva, che magari c'era 8 persone a mettere le firme. Sarà un piccolo pettegolezzo in quarta o quinta pagina, un decima pagina. Ecco com'è il nostro paese. Allora bisogna. E questo stato di cose ce l'abbiamo perché siamo ignoranti sulle cose importanti. E poi con cosa tiro sui miei figli io? Con Corona e con Fiorani in mutande. Con cosa insegno ai miei figli quando il più grande banchiere d'Europa è un pregiudicato? Parlo di Geronzi. Cosa gli insegno? Gli insegno che vive in un paese, che se sei uno schifoso fai successo. Gli insegno che che vivi in questo paese, se sei disonesto fai i soldi. Ecco cosa devo insegnare ai miei figli. E non ne ho più voglia. Io, come milioni di persone, non ne hanno più voglia, come te non ne hai più voglia, di vivere e di essere licenziata al fine settimana e riassunta il giorno dopo. Sono 6 milioni di persone, di ragazzi. Stigli, ho fatto un libro che si chiama Schiavi Moderni. Ho raccolto solo, non l'ho scritto io, ho raccolto, te lo giuro, sui miei figli 20.000 lettere. Ne ho raccolto 400, ho fatto un libro che si scarica gratuitamente e c'è la prefazione di un Nobel per l'economia, John Stiglitz, premio Nobel per l'economia, e dice che è una legge che è sbagliata, che non va bene, che spendiamo soldi, sacrifici, sudore per far studiare una persona e farla laureare e poi farla andare a lavorare a friggere le patatine fritte. Ci dice che è una legge improponibile, perché dovrebbe essere, dice due punti, in due punti lui parla della legge sul precariato, un Nobel, non io, e dice che un'industria deve avere una piccola percentuale di precari, non la maggior parte. E dice che un precario, se lo assumi, lo devi pagare molto di più, perché ha 10 volte più probabilità di essere licenziato. Ecco cosa dice un premio Nobel. E invece vengo attaccato io sul Corriere della Sera, io che riunisco delle cose e le faccio e le dono, non le vendo neanche, le do, vengo
accusato da Iachino, Iachino, il professorino Iachino, che mi dice che sono un terrorista, io, e va a prendere delle frasi e mi mette in bocca delle frasi che ha letto, sapete dove? Sul Corriere di Bologna. Sapete quando è uscito quello scherzo che ero io in manette sul Corriere di Bologna, che c'è stato 3 settimane? C'era un articolo di fondo, ma era uno scherzo. Ha preso quell'articolo lì e me l'ha messo in bocca a me. Mi ha messo in bocca cose sul commissario Calabresi. Mi ha dato del terrorismo e mi ha detto che vuole un incontro. Lui, Chino, un incontro con un comico. Io ho detto, vieni in questa piazza, vieni qui. L'avete visto voi, Chino, in questa piazza? Allora io gli mando un messaggio, Chino, vai a fanculo! Dottor Grillo, non è terrorista, no, però un po' di qualunquismo in questa piazza. Ma preferisco essere qualunquista, populista, che essere cosa. Ma chi sei, scusa, chi sei, come ti chiami? Molinari. Molinari, di che giornale sei? Il Domani. Di? Il Domani. Ecco, il domani, ti preoccupi un po' per il domani. Allora, qualunquismo, cosa vuol dire il qualunquismo? Qualunquismo populismo, mi dicono che sono un tartufismo populista. Populismo vuol dire accarezzare le paure della gente. No, le accarezzare le paure della gente lo sta facendo questo governo, con i lavavetri, con i posteggiatori, con le puttane. Questo è accarezzare la gente. Io do la possibilità alla gente di parlare attraverso una rete, di fare una petizione, di mandarla in Parlamento questa petizione, di far discutere sulle cose interessanti, di politica le persone. Le persone devono riappropriarsi della politica tutti i giorni. Io sono passato da una fase di incazzamento, non sono incazzato, sono felice. Sono talmente felice perché ho bypassato il momento dello stupore, mi stupivo, come sa fa quello là? Poi ero incazzato e facevo spettacoli da incazzato, allora mi dicevano, ma come, tu dici male di tutti, allora cosa dobbiamo fare? Allora io adesso ho proposto che cosa bisogna fare. E allora in una mattina sono state raccolte 200.000 firme con un notaio vicino e saranno 500.000 e forse saranno 1,5 milioni. E allora questo ti dà modo di capire che oggi è successo qualcosa che non è mai successo, ma non per me, perché c'è una tecnologia che bypassa questi signori qua, bypassa anche voi. La rete farà meno dei giornalisti, voi dovrete cambiare lavoro, nel senso che lo farete in un altro modo, lo farete sul web, ma non lo farete più così, con una telecamera in faccia, un microfono qui, e queste cose voi non riuscirete a mandarle in onda. Perché non le fate mandare in onda, non ve le fanno mandare in onda. Grazie!